grazie. Ancora. Canale 5. Allora, occhio non fa cadere il giro. Dopo. Non mi lasciano la parte. Prego. Canale 5. Suonare 3300. Passiamo al brano successivo. È dedicato a un tenero personaggio dei canzoni animate, un personaggio che tutti ricorderemo, anche se fa in questo caso una fine non tanto esattamente prima. Paolo, il personaggio è Candy Candy, la quale stufa nella solita vita, ad un certo punto si mette a coltivare. Dai, guardiamoli un po'. Ma che cosa semina? Ma che cosa semina in questo uccello? Semina delle carote lunghe, così. Cano piuttosto, va, cano, arma e ciano. Solo che i conigli gliele mangiano, non so se. E siccome i conigli gliele hanno mangiate tutte, una notte, spinta dalla fame, in crisi di sonnambulismo, va nell'orto. Credendo di prendere una carota, prende un carciofo e si prova col carciofo e poi punge. Una morte pungente, povera Candy. A voi Candy Candy. Ebbene sì, è vero, siamo veramente imbecilli. Sì, e ci piace non fare. Facciamo finta. Usa solo le sue gran cagate.
Forza pro! Aspetta! Il cazzo si mescolo un po'! E forza pro! Forza pro! Dai! Forza pro! Forza pro! Forza pro! Forza pro! Questo maglione ha giornato Rita Ghiglia, Franco Funari e rimane una vera pietra sulla faccia. Mezzogiorno è ora di meglio la mozzarella, caciotta e tutto assieme. Guarda il coggio, scusa. Mezzogiorno è la più alta espressione artistica di questo personaggio. Lo passate davanti al... E il gruppo vi proporrà una terribile compilation dei brani che componevano la colonna sonora di detto memorabile, terribile programma.
sera. Laura! Mezzogiorno è la trasmissione di merda che c'è. Thank you.
Riprendo io perché qua. Previo rapimento violento di legale l'interprete della loro simpatica sigletta, la prorompente Cristina D'Avena, quella dei fiocchi. Ricordi che lo complex. Rompere coglioni te. Cristina D'Avena. La rapiscono e la violentano ripetutamente all'infinito. Ma è troppo vicino. Certo, la loro lucidità mentale in quei momenti è climatizzata, scusate, è condizionata dalla legislazione vigente in Italia in quel dato periodo storico. E nel genio dell'onorevole Iacolino trova il suo rappresentante migliore. Comunque, Topolino che ancora parla. Ma comporta. Non è la cosa. Guarda, comportati bene. Ci sei. Fuori con la mina. Dunque loro stanno discutendo su